Cristiano. Vorremmo, diciamo, un commento a caldo sul voto. Cosa ne pensa lei di questo voto e cosa, come dire, cosa, quali sono le sue dichiarazioni a caldo, diciamo? Non ho domande. Ma un in bocca al lupo innanzitutto a Roberto Chiuto, che ha vinto ovviamente in modo netto. Dopodiché noi saremo il primo, speriamo di essere il primo partito della Calabria, ma comunque saremo l'alternativa, il primo partito in alternativa a questa maggioranza. Faremo un lavoro di ricostruzione e soprattutto di controllo su quello che saranno gli atti della giunta in funzione esclusivamente degli interessi dei calabresi. Perfetto. E all'inizio, dopo che abbiamo uscito di exit poll, De Magistris sembrava avesse fatto il botto, invece poi abbiamo visto che è stato ridimensionato, quindi non si è, diciamo, dimostrato, come sperava di essere lui, la vera alternativa del centro-sinistra. Quindi anche su questo devo chiedere un commento, cosa ne pensa, come sarebbe andata diversamente se le altre forze... Ma si è dimostrato che la forza era qui per essere l'alternativa vera, e dall'altra parte gli altri sono stati velleitari e quindi hanno paradossalmente aiutato la narrazione della divisione di un centro-sinistra in un altro, e quindi di conseguenza il centro-destra di fatti ha vinto. Bene, abbiamo visto anche comunque nel caso che il Partito Democratico, nel resto d'Italia, invece ha trionfato. Volevo chiedere anche un commento su questo, se secondo lei comunque nel caso si ripercuoterà anche in senso positivo sulla Calabria, cioè si può trarre esempio quello che è successo fuori e poi riportarlo qui quando comunque saranno celebrate le elezioni congressuali e tutto il resto. Ci sarà questo cambiamento? Lavoreremo per ricostruire il Partito Democratico, adesso inizia la fase del tesseramento, poi dei congressi, e da qui si ripartirà, si parte per la ricostruzione del PD e del centro-sinistra. Lavoriamo per essere l'alternativa vera e credibile, perché mi pare una volta per sempre che si è chiarito che l'alternativa è qui. Ultimissima domanda, dai dati iniziali che sembrano arrivare sembra che il PD comunque in ogni caso resta la più bassa sui territori. In ogni caso il Partito Democratico punta a crescere ancora di più e punta a entrare in quelle periferie dove oggi un partito come Fratelli d'Italia... Lavoriamo per ricostruire e lavoriamo per tornare tra la gente, così come abbiamo fatto, l'abbiamo dimostrato con il consenso che abbiamo avuto. Perfetto. Grazie mille e arrivederci. Buonasera.